L'esperienza più intensa da quando sono presidente del Consiglio provinciale di Gorizia. È stato questo il commento di Alessandro Fabbro dopo il suo recente viaggio dal Mansouri, nel sud del Libano. 3 giorni a seguito della Brigata Pozzuolo e del 13° Battaglione Carabinieri, entrambi di Stanza Gorizia, per toccare con mano la consegna ai bambini libanesi del materiale didattico, un container di circa 7.000 quaderni e 1.000 colori, raccolti nei mesi scorsi nelle scuole dell'Isontino, nell'ambito del progetto Un quaderno per un disegno. Ma anche l'occasione per inaugurare un ambulatorio medico ristrutturato e riattrezzato dai soldati della Pozzuolo, grazie al contributo di 10.000 euro della provincia. Una struttura che, oltre a fornire un importante servizio sanitario, va a incrementare ulteriormente il prestigio della stessa Pozzuolo agli occhi della popolazione locale e, di conseguenza, la sua sicurezza in un territorio così complesso da gestire. Una sorta di interfaccia quasi politica, dunque, tra popolazione e Stato. Una presenza costante che ha creato nei libanesi una grande fiducia e un'inevitabile aspettativa nei confronti degli italiani. Da segnalare che, oltre ad Alessandro Fabbro, in Libano si sono recati anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, che ha consegnato 2 ambulanze alle autorità sanitarie locali, e il prefetto di Gorizia, Maria Augusta Marossu. Siamo anche la blue line, confine tra Libano e Israele, in un momento di pace, una zona che ha visto tanto dal punto di vista della guerra, dal punto di vista dei conflitti tra queste popolazioni. Da un po' di tempo finalmente c'è un po' di serenità, speriamo che questo momento diventi una stabilità e che questa pace provvisoria diventi una pace stabile. Abbiamo fatto questa visita portando il nostro piccolo contributo anche per questo. Wait for her to call. You put your girl up on a pedestal. Then you wait for her to fall. I put my